e anche la scaletta dei valori nell'area sentimenti affettivi, in modo tale da definire bene quali sono i nostri obiettivi. Che cos'è un valore? Un valore è quello che per me è importante, quello che per me, cioè che poi mi accadano al contrario, è perché ci sono dei meccanismi di autosabotaggio. Come dicevamo prima, i meccanismi di autosabotaggio sono sempre in agguato, cioè se io non riesco a darmi, come dire, l'emozione giusta, mi darò l'emozione sbagliata. Questo devo tenerlo in considerazione, devo tenerlo presente. E invece se riesco a darmi l'emozione giusta, posso ottenere dei risultati che possono anche essere dei risultati validi, possono anche essere dei risultati buoni. Quindi valore e che cos'è per me importante. Ora, che cosa per me è importante deve essere importante anche per l'altra persona. Quindi necessariamente la persona giusta deve avere gli stessi valori. I valori non devono essere soltanto valori legati alla sfera logica. Il valore è quello che per me è veramente importante. Ora, ci possono essere dei valori contrastanti, no? Perché uno può dire, per me è importante, diciamo così, vivere una buona sessualità. Questo, cioè nelle relazioni sentimentali. Però al valore, alla sessualità, devo dare un peso. Devo fare veramente un'analisi. Lo so che è difficile fare tutto questo, è un lavoro, diciamo, sembra un lavoro razionale, no? Cioè, tu dici l'amore non è razionale. No, l'amore è vero che non è razionale, ma se noi diamo un senso di razionalità, possiamo anche giustificare le emozioni. Perché il concetto poi sarebbe molto semplice: se interagendo con quella persona provo piacere e sto bene, vuol dire che la persona giusta, se interagendo sto male, vuol dire che la persona è sbagliata. Però devo cercare, più riesco a capire, più riesco a mettere delle variabili, una relazione sentimentale affettiva si basa, diciamo, su tre parametri che devono comunque essere tutti e tre totalmente validi. Possiamo fare una lista, cioè la relazione sentimentale affettiva si basa sulla gamba dell'impegno, sulla gamba della passionalità, sesso e passione, sulla gamba dell'intimità, su quanto dialogo c'è, connessione c'è, condivisione di cose, quanto impegno si prende. Ora, a te personalmente quanto sono importanti queste cose? Perché poi se l'altra persona, cioè per te è importante, e che cosa vuol dire l'impegno? Perché uno dice l'impegno vuol dire che mi telefono tutti i giorni, che mando un messaggio tutti i giorni, per un altro l'impegno può voler dire, diciamo, che mi sposa. Quindi dobbiamo definire le regole. Le regole sono quello che determina, dà una quantificazione a un concetto che ancora non è specifico. Sembra complicato, però in realtà se noi riusciamo a fare questo, riusciamo a capire che la persona è la persona giusta. Anche nell'impegno, nell'intimità c'è anche lo stile di vita in comune, i valori dell'altra persona in comune, insomma, sono un sacco di cose che noi possiamo comunque percepire. Come capiamo quali sono i valori dell'altra persona? Beh, una prima fase, uno dice, glieli chiedo. Sì, chiedendo possiamo sicuramente ottenere delle informazioni su quali possono essere i valori di una persona. Però, diciamo, non è soltanto chiedendo quali sono i valori che hai, quali sono le cose che hai, che ti possono dire, che ti possono dare, diciamo così, delle informazioni precise. Perché se tu chiedi, ma se tu osservi, ti metti in osservazione
dei comportamenti che